continua il nostro viaggio attraverso i tesori d'Italia, i tesori di Napoli, Unione Pizzerie Storiche Napoletane, le centenarie, Ristorante Pizzeria Umberto, 1916, 102 anni, era infatti il 1916 quando Ermelinda e Umberto di Porzio diedero vita a questa piccola trattoria con piatti tipici della tradizione partenopea cucinati dalla signora Ermelinda. Siamo alla terza generazione, tre fratelli di Porzio, Roberta, Lorella e Massimo. Massimo, vicepresidente dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, quindi personaggio di spicco fondamentale della pizza napoletana e della ristorazione in generale. Benvenuti a Via Labardieri, benvenuti alla Pizzeria Umberto. Massimo di Porzio, terza generazione di Umberto, che era chiaramente mio nonno, Umberto di Porzio. Ristorante pizzeria, perché un ristorante pizzeria, nasce nel 1916, quando mio nonno Umberto, diciamo, scese da Posillipo qui a Chiaia, che all'epoca, diciamo, era sostanzialmente spiaggia e verde. Da allora, diciamo, si sono alternate appunto la generazione di mio padre, di mio zio e delle mie zie, e poi successivamente io con le mie sorelle. Adesso ci sono i miei nipoti, diciamo, che stanno studiando all'università e speriamo che loro, oltre ai miei figli, diciamo, in futuro si appassionino anche loro a questa attività. Abbiamo avuto tanti personaggi famosi qui ospiti nel corso della nostra storia. Tra i tanti, diciamo, mi piace ricordare sicuramente Renato Caccioppoli, che è il matematico napoletano che veniva, diciamo, quasi tutte le sere a mangiare qui e di cui conserviamo gelosamente, diciamo, sia dei tavoli che delle foto. E anche Edoardo De Filippo, che spesso era qui, diciamo, all'attuale San Nazaro a recitare. E mio zio, diciamo, gli portava sia la pizza o comunque un primo, un secondo, quando lui finiva di recitare appunto Natale in casa Cupiello. Abbiamo deciso appunto di metterci tutti insieme, di condividere le nostre gioie ma anche le nostre difficoltà, perché comunque molte volte appunto le aziende centenarie hanno comunque in comune delle difficoltà di gestione, appunto di adeguamento ai tempi, perché quello che una volta, diciamo, era considerato vecchio, oggi noi grazie alle nostre gestioni siamo riusciti a farlo diventare antico. E credo che questo sia, diciamo, un grande valore che dà, diciamo, anche specificità al nostro prodotto, cioè nel senso che sicuramente appunto attraverso 100 anni tutti quanti noi siamo riusciti a valorizzare e a migliorare anche il prodotto della pizza napoletana.